Allora, buonasera a tutti, cominciamo anche questa sessione pomeridiana, siamo un attimo in ritardo, sapete che faremo molto velocemente, dobbiamo poi liberare la sala per le 16:15. Io vi ringrazio intanto per essere qui, insomma ne rendo conto che è impegnativo alle 2:30 di sabato 2 luglio, insomma, continuare a garantire la presenza, quindi veramente vi ringrazio per esserci. E sostanzialmente adesso noi parleremo, a partire da questi pannelli che avete intorno, di questa mostra dedicata all'antifascismo popolare. Io introduco brevemente il tema del seminario, anche la mostra, poi ne parleremo con Luca Baldissava dell'Università di Pisa, Andrea Ventura, anche lui dell'Università di Pisa, e Federico Creatini. Federico collabora con numerosi istituti di ricerca culturale in Toscana e non solo, e in questo caso con l'Istituto Storico della Resistenza di Pistoia ha svolto un lavoro di ricerca e di recupero delle schede biografiche dell'antifascisti pistoiese, che poi una selezione è andata a far parte di questi pannelli. E dicevo, molto brevemente, parto dal perché di questa mostra. Questo è un percorso un po' particolare, nel senso che di norma le mostre si fanno alla fine di un percorso di ricerca. In questo caso il tema non è un tema ignoto ma indagato, i fascicoli del casellario, i nominativi e quant'altro sono un qualcosa che a noi storici è noto da molto tempo, da decenni, più volte ci siamo tornati sopra, però questa volta ci siamo tornati sopra, diciamo, con uno sguardo un po' diverso, o meglio, con uno sguardo che in passato c'era già stato ma che noi proviamo in qualche modo a recuperare e a rilanciare. Quindi quello che presentiamo in realtà è una mostra che, più che restituire un lavoro finale, fa da passaggio intermedio e cerca di stimolare la ripresa, l'avvio, innescare una discussione. Quindi sostanzialmente usa anche due registri di linguaggio, uno, diciamo, più di public history, divulgativo, destinato a poi, appunto, vedete anche la mostra è fatta in maniera tale da poter essere rimontata in maniera facile e semplice, quindi destinata al pubblico più in generale, perché qui c'è un'esigenza, era quella di riscoprire anche, diciamo, certi caratteri dell'antifascismo, e per antifascismo intendiamo l'antifascismo del periodo del ventennio, degli anni 20 e 30, l'antifascismo quello prima della resistenza, l'antifascismo clandestino, quello durante il regime o quello dell'immigrazione, che è un tema in generale di cui si parla molto poco, e se ne parla ancora poco dal particolare angolo visuale che usiamo qui noi oggi, che è quello di tipo sociale e di classe. E già stamattina nella sessione mattutina parlavamo appunto delle esigenze formative che abbiamo anche come sindacato da portare avanti. Una delle cose che abbiamo osservato noi storici è che si sta sempre più diffondendo nella cultura diffusa anche a sinistra un'idea di antifascismo molto sfrondata da tanti suoi elementi, tra questi senz'altro l'elemento dell'appartenenza sociale e di classe, che comunque ha un legame con questo, a favore di un racconto molto, molto semplice e semplificato, anche forse una semplificazione dell'antifascismo di solo antirazzismo, laddove invece, se andiamo a vedere appunto il caso italiano, l'elemento classista è molto importante, è tutto schiacciato sulla resistenza comunque, cioè sull'ultima fase comunque, che è quella della lotta armata, della guerra civile e quant'altro, perdendo abbastanza la memoria di tutto quanto è successo prima e di come ci si arriva e di chi erano gli antifascisti. Quindi da una parte appunto riproporre all'attenzione del pubblico questi temi, e da quell'altra anche rinvitare nuovamente gli storici a rifletterci sopra, tornare a ragionare in maniera rinnovata su questo nesso tra l'antifascismo e l'appartenenza sociale, appunto, di classe. Abbiamo intitolato provocatoriamente questa sessione una questione di classe, punto interrogativo, l'antifascismo popolare. L'antifascismo popolare è stata una questione di classe? Sì, no, quanto, fino dove, come, dove, in chi e quant'altro. E spesso in passato questo nodo era stato molto analizzato, era stato ben presente, almeno fino agli anni 70, primi anni 80, spesso però anche confuso con la storia delle organizzazioni politiche della classe, soprattutto dei partiti, soprattutto del Partito Comunista, ma non solo, insomma anche della CGIL in certi aspetti. E noi ci torniamo a guardare da un punto di vista un po' diverso, senz'altro cercando di non confonderlo con la storia delle organizzazioni, che sono
che sono un'altra cosa, ma comunque avendo ben presente che questo nesso è esistito, non è semplicemente un riflesso sociologico di come era fatta la società italiana dell'epoca e quindi alla maggioranza di appartenenza a determinate classi sociali, ad esempio i braccianti corrispondono molti, molti antifascisti che fanno il bracciante. Il fascismo italiano nella sua fase squadristica esordisce in maniera classista, colpendo con le violenze squadristiche, se ne è parlato molte volte anche stamani, le organizzazioni dei lavoratori, intesi come partiti, intesi come sindacati, intesi come circoli ricreativi, società di mutuo soccorso, cooperative e via via via, colpendo persone anche in base alla loro appartenenza di classe e alla loro e alle loro poi scelte politiche. Certo, poi il fascismo è un sistema abbastanza insidioso, nel senso che prova a inserirsi, prova a costruire le proprie organizzazioni popolari, i propri sindacati, dopo lavoro, poi durante il regime e quant'altro, ma c'è questo elemento di persecuzione classista fin dall'inizio, ed è senz'altro vero che il regime fascista, oltre che essere percepito come un regime che priva le libertà politiche fondamentali, le libertà di associazione, che fa persecuzione di razza, è anche percepito come un regime fortemente classista, dove c'è una riaffermazione del potere di determinate classi sociali molto forte contro le classi sociali più deboli. Quindi questo nesso rimane, ma chi c'è in questo nesso, appunto, come funziona? Ad esempio, non so, i mezzadri, quanto sono antifascisti, quanto non sono antifascisti rispetto agli operai, ai braccianti, rispetto alle donne atte a casa, a casalinga, ad altre categorie, l'artigianato urbano e quant'altro. E come soprattutto questa appartenenza in qualche modo interagisce poi nel favorire una scelta antifascista e poi un'appartenenza antifascista e poi anche una scelta di appartenenza politica. Certo, scappando da quello che potrebbe essere un facile meccanicismo, no? Il marxismo in passato l'ha fatto spesso questo errore. Appartenenza di classe, meccanicamente antifascismo, le cose non sono così, sono state più complesse, vanno analizzate, ma allora andando oltre questo nesso di meccanicismo di tipo naturale, come lo riosserviamo noi oggi questo nesso, cosa ci ha da dire, cosa ci racconta anche rispetto a una fase in cui ritorna ad essere all'ordine del giorno il tema dell'adesione dei ceti popolari alla nuova destra attualmente. Quindi queste, diciamo, sono state un po' le riflessioni alle origini della nascita di questa mostra, di questa iniziativa. Oggi, appunto, con i relatori che abbiamo invitato, proviamo a problematizzare ulteriormente, credo, non a trovare soluzioni, ma a riprovare un po' a mettere all'ordine del giorno della discussione questo tema, con l'idea poi che questo sia un passaggio in un percorso più lungo. Infatti questa sera faremo anche una scena di finanziamento per raccogliere fondi per il proseguo della ricerca e andrà avanti anche in futuro. Tra l'altro, chiudo dicendo, scusate me ne ho dimenticato, la mostra è il primo pezzo di un'attività che si chiama La città del lavoro, ed è di fatto il primo momento in cui noi celebriamo i 120 anni della Camera di Pistoia. Partiamo con questa mostra che sarà poi ospitata nelle sale affrescate del Palazzo Comunale a ottobre, dove il 16 ottobre inaugureremo proprio una mostra intera sui 120 anni della Camera del Lavoro, e l'idea è anche che questa storia fa parte della storia dei 120 anni della Camera del Lavoro e fa parte della storia della città del lavoro, della storia del lavoro pistoiese, perché l'antifascismo fa anche parte della storia del lavoro e del movimento sindacale. Lascerei la parola per primo ad Andrea Ventura. Buon pomeriggio, grazie Stefano, grazie dell'invito alla CGIL, alla Fondazione Valore Lavoro. Però io vorrei proporvi un intervento diviso sostanzialmente in tre parti. La prima incentrata sulla fonte che è stata usata per la realizzazione di questa mostra, il Casellario Politico Centrale. La seconda concentrata invece su alcuni aspetti della dittatura fascista. E la terza, una riflessione sulla storia degli antifascismi. Il casellario politico, quando è stato istituito nel 1894, non si chiama così, si chiama schedario dei sovversivi. Siamo nel 1894, è un anno importante per la storia italiana ma anche europea. È l'anno degli attentati terroristici, anarchici, c'è cioè l'attentato al presidente francese Carnot, c'è cioè l'attentato a Crispi a Roma. E i presidenti del Consiglio di tutta Europa e Crispi in particolar modo iniziano a pensare come
sorvegliare, reprimere non soltanto l'anarchismo, questi attentati terroristici, ma tutto l'associazionismo operaio, il movimento sindacale. Anzi, potremmo dire che gli attentati e la violenza politica vengono usati in forma strumentale da Crispi per introdurre delle leggi speciali di ordine pubblico e anche per introdurre questo nuovo dispositivo di polizia, appunto lo schedario sovversivo. Intellettuali, licenziati della scuola positiva, in primis Cesare Lombroso, avevano pensato questo dispositivo, in realtà avevano discusso di questo dispositivo da un'altra prospettiva. Ovviamente Cesare Lombroso è un socialista, per lui appunto schedare i sovversivi in base alle loro componenti fisiche serve in qualche modo per evitare la violenza di piazza dei carabinieri, delle forze dell'ordine, dell'esercito contro le folle, contro i movimenti sindacali. Ovviamente poi Crispi e la classe dirigente liberale italiana invece prendono un'altra strada e nonostante l'istituzione di questo dispositivo di polizia moderna non rinunciano mai alle leggi speciali, alla violenza di piazza contro i movimenti popolari. Il controllo poliziesco certamente è intensificato durante il fascismo. Lo schedario dei sovversivi inizia a chiamarsi casellario politico centrale in seguito alla svolta autoritaria, quella che viene chiamata comunemente la costruzione dello Stato totalitario, seguita all'uccisione di Matteotti e alla rivendicazione di quell'uccisione da parte di Mussolini, quel famoso discorso nel gennaio del 1925. Il casellario politico centrale, infatti, a partire in particolar modo dal 1925, questa è una caratteristica che riscontriamo in tutte le province, anche nel pistoiese, cambia di dimensioni, nel senso che si amplia il numero dei fascicoli, per poi raggiungere l'apice soprattutto a metà degli anni 30. Sono anni in cui il sovversivo è considerato chiunque sia appartenuto ai partiti disciolti o abbia manifestato dei convincimenti non allineati con le direttive e gli obiettivi del regime. Quindi con il fascismo lo spettro semantico del termine sovversivo si amplia rispetto agli anni precedenti, rispetto agli anni dello Stato liberale. Non sono più soltanto socialisti, comunisti, anarchici, ma a partire da questo periodo qua, dalla seconda metà degli anni 20, sono tutti coloro che non sono fascistizzati. Il casellario politico quando era ancora schedario, quindi quando siamo ancora in pieno della storia dello Stato liberale, aveva già quella connotazione classista di cui parlava Stefano, una connotazione di classe e anche di genere. Le donne ne troviamo poche nel casellario politico centrale, non solo e non tanto perché facevano meno politica organizzata rispetto al genere maschile, ma perché questi apparati di polizia le consideravano non meritevoli di attenzione perché erano considerate sostanzialmente la costola d'Adamo dei fratelli, dei compagni, dei mariti. Quindi certamente ecco, questo sguardo di genere degli apparati di polizia in qualche modo non dà abbastanza rilevanza alla dissidenza, al sovversivismo e all'antifascismo femminile. Come dicevo prima, con il fascismo il casellario politico amplia il suo cono d'ombra e fagocita anche qualche benestante che è ritenuto pericoloso, che magari prima della marcia su Roma e anche dopo, nei mesi successivi, era un granitico uomo d'ordine, una persona comune lontana dall'antifascismo, ma percepita come potenzialmente antinazionale, e poi finiscono anche appunto maggiori donne,
soprattutto negli anni 30, perché non rispettano i rigidi canoni di quella morale, della morale del Littorio, la morale del fascismo. Passando al secondo punto del mio intervento, appunto qualche riflessione in merito alla natura repressiva del fascismo, che dovrebbe essere abbastanza banale ricordarla, oggi forse non tanto. Ricordiamo che uno storico non particolarmente benevolo rispetto alla storia dell'antifascismo, che è Renzo De Felice, scrive che alla fine del 1930 vengono condotte 20.000 operazioni di polizia politica alla settimana in tutto il paese, in tutto il Regno d'Italia. Quindi polizia politica che include sia arresti, sequestro di materiale alla stampa, schedature politiche, chiusura dei luoghi di ritrovo, confino a munizioni. I metodi che sono utilizzati dalle forze dell'ordine spaziano dagli interrogatori alle violenze, alle pressioni psicologiche, ai ricatti personali. E poi la violenza fascista rimane sempre in piedi, in realtà. Qualche storico lo definisce una violenza illegale che mette in difficoltà Mussolini. In realtà, se la andiamo da vicino, capiamo che è sempre funzionale alla dittatura, è costitutiva la violenza per il fascismo, è identitaria. Una violenza interna contro gli oppositori, ma anche una violenza esterna nelle colonie, in Spagna, nelle guerre fasciste. Non scordiamo inoltre che opporsi al regime significa opporsi al regime, anche essere invisi ai capetti locali, significa anche non lavorare, non accedere ad alcun sussidio, quindi avere di fronte la miseria più nera, la quotidianità segnata da una miseria più nera. Quindi le riflessioni di un grande storico del fascismo, che è Paul Korner, secondo me sono più che condivisibili. Nello stato di polizia instaurato da Mussolini, agli italiani non è offerta alcuna scelta tra l'essere fascista o antifascista. Se si voleva continuare a condurre una vita normale, non esisteva alcuna alternativa all'accettare di conformarsi alle regole. Certamente il fascismo ha un grande seguito, soprattutto a metà degli anni 30. Questo non esclude mai, mai, la cessazione delle proteste, soprattutto sul lavoro, la conflittualità sociale. Inoltre, se parliamo di consenso, citando ancora Korner, ricordiamoci che all'idea di un consenso popolare basato su una scelta andiamo oltre il legittimo, se lo riferiamo appunto a una dittatura, e ignoriamo la dittatura, la natura totalitaria del controllo fascista sulla società. Insomma, dobbiamo superare, per parlare di antifascismo, di antifascismo, quella semplice dicotomia tra consenso e opposizione. In quell'Italia lì esiste una molteplicità di atteggiamenti, di comportamenti, che non possono essere ridotti a questi due termini, a questo schema binario. Per entrare nel merito, degli antifascismi, anche alcune categorie, la storia dell'antifascismo, dobbiamo ricordare che le categorie non devono essere mai considerate come qualcosa di astratto, di chiuso, in cui casellare le forze biografiche, la vita di queste persone che sono finite, di cui vedete alcuni volti in questi pannelli. È necessario avvicinarci a tutte le sfumature di chi non è omologato al fascismo. La casalinga che maledice la guerra in un tram, disoccupato, ubriaco, dice che Mussolini è un ladro, in osteria. Oppure lo stagnino che arriva in comune, spiegazza le tasse comunali e le lancia addosso all'impiegato, urlando si stava meglio quando non c'era Mussolini. Sono ovviamente dei gesti in qualche modo irrilevanti in una democrazia, ma che sono potenzialmente dirompenti in uno Stato che pretende di essere totalitario, che vuole arrivare nella vita di ciascuno dei suoi sudditi e cambiarlo e convincerlo al consenso. La scelta minoritaria degli antifascisti politici organizzata nella cospirazione
È un fenomeno certamente minoritario per quanto riguarda l'Italia, quasi esclusivamente organizzato dal Partito Comunista Italiano. Ma certamente questo antifascismo qui, quello più politico, o meglio più organizzato, è soltanto uno degli aspetti del più complesso fenomeno antifascista, che appunto, come ho accennato, deve essere declinato al plurale. E non deve essere inteso come una sorta di patentino da assegnare a chi partecipa alla vita di un particolare partito disciolto. Non fermarsi appunto su questa linea, quella dell'antifascismo organizzato, ma guardare ai differenti antifascismi presenti nella società. E tutti quegli spazi che il fascismo vuole conquistare diventano zone in cui può crescere la pianta dell'opposizione. Un'opposizione appunto che prende anche la forma delle contestazioni spontanee, individuali, episodiche, frammentarie. Grida, imprecazioni, invettive, offese contro il duce e re, scritte sui muri, di condanna alla corruzione del regime, al clientelismo del regime. I dissensi continui che ci sono durante tutta la storia del regime riguardano soprattutto le classi sociali più umili, anche se non esclusivamente. Quindi non è sbagliato parlare di antifascismo popolare e non di generico sovversivismo. Però ricordiamo sempre che le classi sociali più umili sono quelle schedate già dal 1894. Questo che cosa ci dice? Ci dice una certa continuità tra la storia dello Stato liberale e il fascismo. Ci dice molto dei limiti dello Stato liberale che era lontano da essere non soltanto una democrazia come la intendiamo noi oggi, ma anche dall'essere veramente liberale. Quindi un segno della natura in qualche modo bifronte del fascismo. Un regime nuovo, ma un regime reso possibile da quei vulnus democratici scritti dentro lo Stato. L'antifascismo popolare e l'antifascismo politico organizzato seguono itinerari in gran parte separati, ma in realtà non manca un momento in cui l'azione degli antifascisti organizzati, dei comunisti, riesce a giovarsi di un antifascismo popolare che è pronto a disobbedire ai diritti delle camicie nere. Prendiamo ad esempio una struttura importante, il Soccorso Rosso Internazionale. Certamente risponde alle necessità, alle esigenze di libertà individuale degli antifascisti che vengono perseguitati dal fascismo, ma rispondono anche alle necessità dei bisogni materiali. E allora si incontrano i politici, ma anche i non politici, si conoscono, si comprendono a vicenda, collaborano in modo collettivo. E proprio in questi spazi emerge un ruolo maggiore delle donne, anche dentro il Soccorso Rosso, che raccolgono soldi, che sostengono le famiglie colpite dalla repressione, che conservano e nascondono i documenti e il materiale a stampa del partito. Non si tratta di slanci femministi per ribaltare i rapporti di genere, ma sono il segno di una nuova declinazione del proprio ruolo di cura in quel contesto. Una riflessione, i meccanismi che attivano quei gesti di ribellione spontanea che ho ricordato velocemente durante il fascismo, in realtà secondo me sono simili a quelli innescati dall'incubo della guerra a partire dell'autunno del 1943. Nel momento in cui l'urlo, il canto, la grida sovversiva contro le ingiustizie della dittatura si incontrano con i paesaggi spettrali dei bombardamenti dell'occupazione tedesca, si sviluppa con maggiore facilità quell'antifascismo di guerra, quell'opposizione di guerra di cui Togliatti ci ha parlato in pagine insuperabili, Santopeli.
Insomma, gli antifascismi sono tanti, ma non dobbiamo nemmeno mai tralasciare l'importanza dei dirigenti politici e dei militanti, soprattutto comunisti, costretti a espatriare spesso a trarsi al carcere o al confine, oppure appunto a rimanere nel regno, combattere e sopportare sulle spalle il peso del confine, dell'ammunizione, dell'internamento durante la guerra, il carcere. Nelle celle dei penitenziari, nelle isole, nei centri sperduti in cui vengono confinati e soprattutto nei paesi esteri in cui riescono a fuggire, gli antifascisti in qualche modo si alfabetizzano alla democrazia. Non sto dicendo che gli antifascisti storici lottano per l'instaurazione della democrazia, che certamente tra le due guerre hanno un orizzonte inesistente, almeno come la pensiamo noi. Sostengo che la reclusione e l'emigrazione, soprattutto emigrazione ovviamente, aprono spazi negati ai sudditi del regno, nelle strade, nei luoghi di ritrovo. E quelle esperienze lì sono fondamentali nella storia dell'Italia repubblicana. Nel cortile della prigione, durante l'ora d'aria, si incrociano i reclusi politici. Le discussioni sottratte agli occhi dei piantoni vengono poi riprese al calare della notte nelle camerate. Le lezioni dei detenuti più competenti forniscono ai compagni la possibilità di studiare e comprendere il mondo che li circonda. E nei penitenziari i prigionieri politici organizzano vere e proprie strutture economiche, che amministrano i soldi del collettivo, che migliorano la quotidianità in carcere, quel carcere appunto che era decisamente duro in strutture fatiscenti che spesso portavano malattie e talvolta anche alla morte dei detenuti. Quindi in questo contesto svilente, il legame di partito, le elezioni di più esperti, dei politici, una boccata d'ossigeno, una scuola culturale, una scuola politica. E come stavo appunto accennando, molti antifascisti fuggono nei paesi all'estero, soprattutto in Francia, soprattutto in Argentina, ma non solo. La Francia in particolare è per questa immigrazione popolare la meta immediata per diversi motivi, certamente perché il paese è più vicino, ma anche perché la Francia era un paese meta delle migrazioni italiane già nei decenni precedenti, in particolare reti migratorie che si erano formate nella seconda metà dell'Ottocento, reti migratorie per ragioni sia economiche sia politiche. Quindi queste reti in qualche modo facilitano anche l'immigrazione degli antifascisti a partire in realtà dal 1921, quando vengono colpiti dalla violenza squadrista nelle periferie del regno. Ecco, in questi paesi d'accoglienza, in Francia, in Argentina, gli antifascisti costruiscono delle comunità e inaugurano le forme di partecipazione che poi applicheranno in Italia nel periodo repubblicano. Nei quartieri, nelle miniere, nelle fabbriche, gli espatriati imparano nuove pratiche politiche, nuove pratiche sindacali, culturali, ma anche ricreative, anche ludiche. Costruiscono case del popolo, costruiscono ristoranti economici, biblioteche popolari, conoscono il conflitto, l'organizzazione sindacale, corsi di lingua, organizzano feste, balli. E quindi si politicizzano, costruiscono concretamente una democrazia dal basso. Quella esperienza sarà fondamentale nell'Italia liberata dal 45 in poi. In conclusione vorrei dire due parole sul rapporto tra antifascismo storico e resistenza.
nessuno ormai sostiene la tesi della rivelazione, nessuno dice che la resistenza è il prodotto lineare ineluttabile di quelle esperienze, quella storia dell'antifascismo, non solo per questione anagrafica. Sappiamo che partigiani sono molti renitenti e disertori sfollati dai bombardamenti che non sapevano niente delle esperienze politiche pregresse. Poi, in modo determinante, insomma, c'è l'esperienza dell'occupazione tedesca, dei potentati locali, dei fascisti repubblicani, i bandi draconiani dell'RSI, la brutale repressione degli oppositori. Però non dobbiamo mai negare ogni relazione tra quell'antifascismo storico e la resistenza. Ci sono molti antifascisti, certamente, ormai cinquantenni, ormai sessantenni, che stanno in disparte, che non partecipano alla guerriglia, anche se non mancano dei percorsi individuali, non sono poi così pochissimi che partecipano invece alla resistenza. Soprattutto non manca chi sceglie di collaborare, di mettere in relazione persone, organismi, partiti, di partecipare alla vita dei CLN. Inoltre dobbiamo ricordarlo, e voglio sottolineare ancora, alla fine della guerra chi era stato confinato, arrestato, che aveva vissuto da migrante nei paesi europei, in Sud America, aveva accumulato l'esperienza di politicizzazione democratica che è proprio fondamentale, essenziale per la nuova classe dirigente repubblicana. Anche a questo è servito l'antifascismo. Grazie. Luca, al di Sardes. Beh, io vorrei dirvi questo, oltre a ringraziarvi per questo invito, vorrei dirvi che qui, oltre ai materiali da Casellario Politico Centrale, oltre agli antifascisti in carne rossa nelle loro biografie e nelle loro vite che vedete su questi pannelli, noi abbiamo molti altri personaggi, molti altri enti che sono qui con noi, anche se non così evidenti. Noi abbiamo innanzitutto una storia lunghissima. Ma abbiamo solo la storia del fascismo, dell'antifascismo che si sviluppa tra il 22 e il 43, o che si prolunga dentro la storia dei 20 mesi dell'RSI e della guerra partigiana. Abbiamo in realtà la storia d'Italia, dagli anni 70 dell'Ottocento fino agli anni 70 del Novecento, almeno un secolo di storia italiana, e abbiamo anche la storia europea sullo sfondo. Allora voi direte, ma dove la vede? Io la vedo in questo. Noi abbiamo un movimento operaio e contadino. I contadini purtroppo sono ormai un soggetto dimenticato dalla storia, che inizia a muoversi e ad avere un ruolo via via da protagonista già nel primo decennio successivo alla nascita dello Stato italiano, anzi del Regno d'Italia, come sarebbe corretto dire, che si muove protestando per le misere condizioni di vita, che cerca immediatamente di porsi il problema, parlando a una platea di sindacalisti, credo che questo non sia privo di interesse, delle reali e concrete condizioni di vita. Dando vita a cosa? Associazioni di mutuo soccorso, associazioni di resistenza e società varie che si pongono il problema di organizzare un soggetto che in quanto tale è negato dalla società liberale, perché la società liberale è come una sorta di ossimoro, che cos'è? La società degli individui. Lo Stato liberale non prevede che vi sia un soggetto collettivo. Il
liberalismo si fonda solo ed esclusivamente sulla tutela del singolo. È una società fatta di singoli, la cui collocazione sociale, la cui condizione alla nascita non ha importanza. I diritti, che pure sono stati affermati con forza già a partire dalla fine del Settecento con la Rivoluzione francese, sono i diritti dei singoli, sono i diritti dell'uomo, sono i diritti del cittadino. I cittadini sono considerati uguali alla nascita. Prima della metà dell'Ottocento nessuno si pone il problema che in realtà si è uguali in astratto come esseri umani, ma al momento della nascita e al momento in cui si inizia una vita dentro a una condizione sociale, il proprio essere è fortemente condizionato da quell'essere nato in un preciso ambiente e habitat sociale. Qui inizia una storia, dell'Ottocento, con il 48, inizia una storia che poi nello Stato liberale italiano vedrà via via appunto la nascita di associazioni e movimenti di resistenza, che arriverà alla nascita del Partito Operaio alla fine degli anni 80 dell'Ottocento e che di lì a poco si trasformerà, come sapete, nel congresso di Genova, nella nascita del Partito Socialista. 1892, nascita del Partito Socialista, 1894, casellario politico centrale. I sovversivi sono le classi popolari, che sono diventate classi pericolose, come si diceva nell'Ottocento, cioè sono classi che mettono in discussione la struttura del liberalismo, la struttura dello Stato. Pongono allo Stato il problema della dimensione collettiva dell'associazione, come si diceva allora. E all'inizio del 1900, in una prolusione molto nota che in uno dei più grandi giuristi della storia del diritto italiano, uno dei più grandi giuristi a livello europeo, potremmo dire che tutt'oggi ha studiato in tutte le facoltà di giurisprudenza in Europa, e mi riferisco a Santi Romano, apriva l'anno accademico all'Università di Pisa dicendo che cosa? Dicendo che sostanzialmente lo Stato moderno si stava dissolvendo, che si era di fronte alla crisi dello Stato moderno che poteva portare fino alla morte. Ma cosa intendeva dire? Qual era la causa che aveva intaccato l'organismo dello Stato fino a rischiare di farlo morire? L'associazionismo, che appunto era inteso in tutto ciò che era forma di associazionismo sindacale, associazionismo politico, e quindi in primo luogo ciò che tra la fine dell'Ottocento e i primi anni del Novecento aveva caratterizzato la storia d'Italia e la storia d'Europa. Ovunque la nascita dei partiti socialisti, come sapete, l'esperienza del primo nel 1874 in Germania, e la nascita dei sindacati. Quel fenomeno associazionistico, l'inserimento nella vita dello Stato della rivendicazione di un soggetto che si percepisce come un soggetto collettivo, che assume la propria forza dal fatto che i lavoratori si mettono di fianco e riconoscono che nella condivisione di una medesima condizione sociale, di una medesima condizione lavorativa, dei medesimi problemi nella vita quotidiana, uniti possono cambiare le cose. Uniti si vince, è uno degli slogan dell'inizio Novecento. Uniti si fa la forza. Quel principio associazionistico è percepito dal mondo liberale come una minaccia. È la minaccia della sovversione. Queste classi pericolose non sono più solo pericolose, sono pericolosamente sovversive. Bisogna attivare degli strumenti che le monitorino costantemente. Casellario politico centrale del 1894. Lo Stato mette in conto degli strumenti che sono degli strumenti di difesa di sé, della propria vita, della propria struttura, lo Stato liberale. Arriva la prima guerra mondiale. Mi scuserete se faccio dire, se vado per grandi scenari, qui non c'è il tempo di essere maggiormente dettagliati, ma credo che sia chiaro il tipo di percorso che vi sto proponendo. Arriva la prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale che cosa produce? La prima guerra mondiale produce che
lo sforzo produttivo che deve presiedere a una guerra che non è più solo una guerra degli eserciti, non è più solo una guerra delle monarchie, non è una guerra per decidere lo spostamento di un chilometro di un confine o per risolvere una singola situazione, è quella che è ormai è valso definire una guerra totale, è la guerra di una nazione armata contro un'altra nazione armata, ed è una guerra che si avvicina all'orizzonte concettuale della guerra totale, della guerra assoluta di Clausewitz, il cui obiettivo qual è? L'annichilimento totale dell'avversario, la sua distruzione. O si vince o si perde, e chi perde perde tutto. Un'intera nazione che muove dentro una guerra di questo genere, dunque, non mobilita solo un esercito al fronte, mobilita l'intera società. Mobilita anche i lavoratori, gran parte degli uomini che lavorano nelle fabbriche vengono spediti a combattere, vestiti delle divise spediti a combattere, le donne hanno la prima grande esperienza di lavoro nelle fabbriche, sono chiamate a sostituire gli uomini, sono chiamati a presiedere alla produzione bellica, in fianco agli uomini che rimangono, soprattutto gli operai specializzati dentro le fabbriche, le donne svolgono una grandissima quantità di mansioni che fino ad allora erano sostanzialmente riservate agli uomini. Quelle fabbriche, quegli uomini e quelle donne che producono, quei lavoratori vengono militarizzati, vengono sottoposti a una disciplina rigidissima. Lo Stato acquisisce degli strumenti che sempre di più radicalizzano la sua struttura di controllo della società. È uno Stato che accentua la sua struttura fortemente autoritaria che già era nell'impianto liberale al momento dell'Unità d'Italia. E quello accade, ciò che accade in Italia accade in tutta Europa, tutti gli Stati europei hanno bisogno di un passaggio di questo genere, perché deve essere garantita la coesione del fronte interno. Il fronte interno è importante quanto il fronte delle trincee, tant'è che coloro che scrivono di guerra in quel momento e parlano della guerra cominceranno a dire che cosa? Beh, la prossima guerra noi non dovremmo colpire i soldati, perché i soldati sono più abituati a resistere. Noi dovremmo colpire le popolazioni civili, che è ciò che accade nella seconda guerra mondiale. Perché se noi pieghiamo il fronte interno, vinciamo, mettiamo in ginocchio l'avversario più rapidamente. 1917, pieno della prima guerra mondiale. L'anno di Caporetto, l'anno dell'intervento in guerra degli Stati Uniti, che prefigurano quello che sarà il loro grande ruolo nel corso del XX secolo, è anche l'anno della rivoluzione bolscevica. Si esce dalla guerra, si esce dalla guerra in tutta Europa, con delle società, anche quelle dei vincitori, come nel caso italiano, che sono fortemente segnate dai costi della guerra. Sono fortemente segnate da tutto ciò che ha trasformato la società, che è stata una società di guerra. Sono società che hanno degli stati che si sono rafforzati autoritariamente ovunque. E sono degli stati in cui le cosiddette classi pericolose, quelle che sono diventate il bacino dei sovversivi controllati dagli organismi di polizia, dagli apparati dello Stato che sono schedati nei casellari, in strutture come questa, il casellario politico centrale, hanno per la prima volta un riferimento. Il 1917 è il 1789 della classe operaia. La classe operaia ha raccolto il testimone della borghesia. La borghesia aveva lasciato in sospeso dopo la rivoluzione francese, che non l'aveva portata a termine perché i diritti erano diritti che si erano fermati a tutela dei singoli, e perché poi la borghesia si era fermata e non aveva portato avanti lo spirito rivoluzionario che l'aveva animata tra 700 e 800. Ora il movimento operaio sembra poter portare
portare a compimento un processo di affermazione di diritti, di inclusione nella vita degli stati, della classe operaia, dei movimenti dei lavoratori e di riconoscimento. Ora la rivoluzione bolscevica ha dimostrato che cosa? Che potere si può prendere, che la rivoluzione è possibile, che la presa del palazzo d'inverno e la presa del potere è all'ordine del giorno. Questo è diventato un modello di riferimento per il movimento operaio europeo, è diventato un incubo per la classe dirigente, è diventato un incubo per gli stati liberali. I conflitti dell'immediato dopoguerra, quelli che noi normalmente definiamo biennio rosso, l'occupazione delle fabbriche, gli scioperi, le grandi manifestazioni, in un quadro che non riguarda solo l'Italia ma che riguarda tutta l'Europa, spaventano, sono una vera e propria paura delle classi dirigenti. Si apre lì lo spazio di un conflitto politico e sociale radicale in cui lo Stato non è neutrale, è un conflitto in cui, esattamente come nella guerra totale, chi vince vince tutto, chi perde perde tutto, si sta lottando per la vita, si sta lottando per il mantenimento del potere o per la presa del potere. Se noi non teniamo presente tutto questo, non capiamo il fascismo, lo restituiamo semplicemente a quelle immagini un po' caricaturali che vediamo ancora oggi dalla marcia su Roma, di queste immagini che sono accelerate per la diversità delle velocità dei rulli di registrazione dell'immagine, che quindi fa muovere i soggetti degli anni 20 in maniera che già in se stessa è un po' buffa, che ricorda un po' le comiche. In realtà di comico c'è stato molto poco. In quegli anni c'è stato molto poco quel conflitto. Il fascismo nasce in questo orizzonte. Il fascismo è in primo luogo l'arma bianca di quelli che sono i grandi proprietari delle pianure padana, di quelli che sono gli industriali del nord, lo pagano, lo finanziano, lo sostengono, cercano di convincere i liberali e la componente liberale che l'unica maniera di ristabilire l'ordine è utilizzare i fascisti. In quella guerra, che è una guerra totale, così come era stata totale la prima guerra mondiale, lo Stato non è neutrale, lo Stato si schiera, e lo Stato si schiera perché si difende. Si difende una struttura di potere che è anche una struttura di classe. Quello è uno Stato ed è uno Stato monoclasse, quello della fine degli anni 10 e dell'inizio degli anni 20. I fascisti attaccano i luoghi in cui il sindacato e i partiti socialisti e il neonato partito comunista del 21 si sono fatti istituzioni, attaccano le camere del lavoro, attaccano i giornali, attaccano i comuni dopo le elezioni amministrative che hanno portato alla guida degli enti locali i socialisti e i comunisti, attaccano le cooperative, là cioè dove in fondo, forzando i termini, potremmo dire il movimento operaio si è fatto Stato a sua volta, si è fatto istituzione, sta affermando la sua forza, sta dando forma a quello che era stato un principio associativo, lo sta rendendo un'istituzione, sta dicendo un'altra organizzazione della società è possibile. E quando ci sono questi attacchi, la polizia, i carabinieri, stanno a guardare, mai o quasi mai, se non in grandissimi casi, intervengono a tutelare queste istituzioni che vengono attaccate, quando addirittura non li attaccano loro volte, si fanno i fascisti prendendo a scusa qualche elemento di tutela dell'ordine pubblico. Se c'è una guerra che è anche una guerra civile nell'immediato primo dopoguerra, è una guerra civile scatenata dallo Stato, perché lo Stato si è schierato da una parte e ha reso possibile la vittoria del fascismo. Quest'anno sentiremo parlare molto della marcia su Roma dopo l'estate.
Ricordiamoci che la marcia su Roma, scusate, le camicie nere circondano la città, avviene mentre Mussolini se ne sta a Milano, con un biglietto ferroviario per la Svizzera in tasca, e vi dice che non era così sicuro che le cose sarebbero andate bene per i fascisti, che era pronto, come dire, a tagliare la corda e a mettersi al sicuro. Se il re avesse deciso la dichiarazione dello stato d'emergenza avesse fatto intervenire l'esercito, Mussolini sarebbe scappato, cosa sarebbe successo? La commissione non è dato sapere. È facile presupporre che un esercito organizzato avrebbe probabilmente avuto la meglio in uno scontro con le camicie nere. Così non sarà, così non sarà. Il re Vittorio Emanuele III telegrafa Mussolini a Milano, cavaliere Mussolini, venite a Roma, vi do l'incarico di formare il governo. E lì inizia la storia del fascismo che si farà regime, la storia del fascismo che negli anni 20 costituisce i suoi strumenti di intervento, costituisce anche quelli straordinari come tribunale speciale per la difesa dello Stato, e che nel 1943 ha di nuovo il re, alla fine del percorso. Il re che nel 22, ha chiamato Mussolini a Roma, il 25 luglio, quando Mussolini si reca alle 5 del pomeriggio, come faceva sempre, da re al Quirinale, a riferire sugli affari di Stato, trova i carabinieri, lo arrestano, lo mettono in un'ambulanza e lo portano via. Questo non solo vi dice che la monarchia aveva mantenuto una sua autonomia e che le strutture dello Stato storicamente fondate nella storia dello Stato italiano come i carabinieri sono fedeli al re, non al regime, almeno nella loro grandissima maggioranza. Quando sono stati vicini al fascismo lo sono stati perché era interesse nei settori e classe dirigente. Ma vi dice anche che a quel punto si pensa che sia possibile scaricare i fascisti, a partire da Mussolini. Ed è quello che avviene nelle piazze d'Italia. I fascisti non scendono in rivolta e chiedono: ma dove è finito il Duce? I fascisti sembrano scomparire. La polizia, Carmine Senesi, il capo della polizia, allora ha paura, preoccupato, organizza ovunque presidi di polizia dell'esercito e dei carabinieri per presidiare le piazze. Quasi non si vede un fascista in giro. Sono pochissimi gli scontri al 25 luglio. È stato liquidato. Dato, ma questa liquidazione, questo licenziamento in tronco senza 15 giorni di preavviso, che cosa ci racconta? Ci racconta sostanzialmente di un rapporto, di comunanza, di vicinanza, in cui finché il fascismo è servito, finché il fascismo ha avuto una sua funzione, non c'è stato problema. La monarchia e amplissimi settori delle classi dirigenti, delle classi politiche, delle elite economiche hanno accettato il fascismo anche nei suoi aspetti, a volte un po' fastidiosi, un po' caricaturali, i discorsi di Mussolini sulle facce che oggi magari ci fanno un po' ridere, ma che allora avevano fortemente connotato la figura del personaggio. E il 25 luglio ce ne stacchiamo, salviamo il salvabile. L'8 settembre è tutto scritto dentro il 25 luglio. Di notte scappano come i ladri, Badoglio e Vittorio Emanuele III da Roma, per andarsi a imbarcare Ortona e da Ortona andare poi prima a Brindisi e poi a Bari. La fuga nella notte, e la dissoluzione dello Stato non sarebbe comprensibile se noi non capissimo che tutto questo era già segnato il 25 luglio, dove già c'era una restaurazione delle classi dirigenti precedenti con l'esperienza. La resistenza è un tentativo di mettere in discussione tutto questo. La resistenza però, ricordiamocelo, avviene e ha luogo all'incirca, nella sua fase più compiuta, più matura, della sua elaborazione politica, della sua attività militare in un terzo del paese. Il sud è già libero, come sapete, praticamente inizia l'avanzata con lo sbarbareato nel luglio del 43, nel centro passa come una fiammata, è come un fronte di fuoco, presente quei grandi incendi della California che tutti gli anni d'estate ci raccontano. La guerra passa con una velocità e un'avanzata degli alleati mediamente di 80 km al giorno, che per un esercito e armate di quella natura sono tantissimo. A giugno si libera Roma. Ad agosto siamo a Firenze, la battaglia della Gotti che inizia tra il 25 di agosto e il 10 di settembre.
La resistenza dunque è uno dei pochissimi tentativi nella storia d'Italia, delle poche possibilità di rottura di un equilibrio e di affermazione di una soggettività politica diversa e di richiesta di una trasformazione in profondità dello stato della società. Che non sarà possibile, non si realizzerà. Poi la resistenza lascia tante altre cose nell'eredità italiana. La resistenza finisce con l'essere, e questo è uno dei grandi paradossi della storia, la foglia di fico degli italiani. Ciò che accade tra il 43 e il 45 sembra cancellare ciò che l'Italia ha fatto in tutto il periodo precedente, sembra cancellare il periodo 22-43, ci fa dimenticare che l'Italia è il paese in guerra in Europa per il periodo più lungo di tutti i paesi europei, perché l'Italia è in guerra dal 35 al 45, facciamo la guerra d'Africa, la più grande guerra coloniale che lo Stato europeo abbia mai fatto, con un impegno di uomini e mezzi che supera ciò che hanno fatto gli inglesi e i francesi nelle loro guerre coloniali. Mandiamo il più grande accordo di spedizione nella guerra civile spagnola, poi facciamo l'impresa d'Albania, poi ci buttiamo nella seconda guerra mondiale con l'attacco alla Francia, in maniera un po' misera, alla vigilia della caduta dei francesi grazie all'intervento tedesco. L'Italia ha una responsabilità gravissima nel portare l'Europa in guerra, che è pari a quella dei nazisti, non è da meno. L'Italia fascista ovunque ha portato la sua guerra, ha portato forme di violenza e di distruzione che sono simili a quelle tedesche. I tedeschi in Jugoslavia nel 41 diranno dobbiamo frenare gli italiani perché ammazzano troppo. Ma noi ricordiamo solo quello che fanno i tedeschi in Italia tra il 43 e il 45. La resistenza, dicevo, è un grande paradosso perché è servita nell'immediato dopoguerra alle classi dirigenti democratiche un po' come una foglia di fico. Ha omesso la storia del fascismo. Ancora oggi in Italia noi non abbiamo fatto i conti con la storia del fascismo, da dove è nato, quali sono i grandi elementi che lo hanno reso possibile, che cosa ha rappresentato come forma di modernizzazione autoritaria delle masse. Che come ha fatto il fascismo italiano a diventare un modello politico mondiale, per cui il fascismo, non il fascismo storico Italia 22-43, ma il fascismo come modello politico è diventato un modello per cui ancora oggi c'è chi si chiama fascismo nel mondo, perché sappiamo i regimi dell'America Latina e via discorrendo, in cui quello è diventato un modello. Di tutto questo gli storici hanno studiato, hanno scritto molto, ma possiamo forse dire che a livello di paese abbiamo fatto i conti con tutto questo? No, non lo possiamo dire, neanche nei momenti più alti della nostra democrazia questo è stato possibile. E il casellario politico centrale, dopo la fine della guerra, che viene dichiarato chiuso e finito, in realtà va avanti, continuerà a schedare e chi scheda i sindacalisti, gli uomini della sinistra, gli antifascisti che ancora operano nella società della povera, tutti coloro che possono essere sovversivi. E poi apparati dello Stato continueranno nella schedatura almeno fino agli anni 70. E ci è stato raccontato qualche anno fa che i fascicoli delle schedature sono stati bruciati. Non sappiamo quanto questo sia vero. Per noi storici è un dramma, perché in fondo per noi queste anni di distanza sono delle grandi fonti per sapere e per studiare. Ma quello Stato e quella struttura, quella continuità, è una continuità che arriva almeno fin dentro gli anni 70, del Novecento. Per questo vi dicevo, qui abbiamo la storia del fascismo e degli antifascisti, ma abbiamo una storia che è la storia d'Italia, è la storia di un secolo, perché gli uomini che si sono formati durante il fascismo saranno coloro che a grandissime linee governeranno l'Italia. Sto parlando di prefetti, sto parlando di uomini degli apparati, dei servizi segreti, degli apparati amministrativi, dei carabinieri, che restano almeno fino al passaggio tra anni 60 e 70 e opereranno con gli stessi
sperando all'interno di un regime democratico, che è la vera grande rottura che la resistenza ha reso possibile. Possibile l'affermazione della democrazia, la Costituzione che è stato il più grande presidio, la più grande risorsa della democrazia italiana fino ad oggi, continua ad esserlo e non a caso periodicamente viene rimessa sotto attacco. Non sarà un caso. Allora, teniamo presente questo, ho parlato troppo, adesso la scuso e chiudo. Teniamo presente tutto questo, perché qui noi troppo spesso quando parliamo di storia abbiamo l'idea che parliamo di cose un po' vecchie, di cose un po' muffite, di cose consegnate al passato, di cose per gente che ha la passione del passato, e di guardare come se fosse un album di famiglia del come eravamo. Tutto questo è anche vero, ma guardate bene, la storia di questi stiamo parlando, compresa questa, in realtà è la storia ancora di tutti noi, è la storia di ciò che ci ha portato fin qua. Ci parla anche dell'oggi, non perché le cose si ripetano uguali, non perché la storia insegna, perché la storia non insegna, perché se insegnasse forse certi problemi ancora non li avremmo. La storia non insegna, oppure come si diceva, la storia insegna ma non a scolari. Ma perché il processo storico, le dinamiche che si mettono in moto, la dialettica delle forze che è alla base del processo storico, la dialettica del potere, è una dialettica che non si interrompe mai, che continua sempre, che si ripropone in nuovi modi, ma che si ripropone in modi che hanno sempre un aggancio con ciò che è accaduto, che riprende e rilancia delle modalità di quella dialettica. Di tutto questo noi dobbiamo essere consapevoli, e questa non solo è la storia italiana, ma vi ripeto, è la storia europea. Adesso qui appunto ho parlato troppo e non entrerò anche in questo, dirò solo, se voi leggete queste biografie, così come le altre centinaia di biografie di non pistoiese, diciamo, che sono ricavabili dagli archivi del casellario politico centrale, avete la storia di persone che si sono mobilitate, formate, hanno combattuto il fascismo in Italia, ma che poi sono andati in Francia, di molti che sono andati a combattere in Spagna perché sentivano che la Spagna era roba loro, perché in Spagna si combatteva una guerra che era la guerra di tutti contro il fascismo. Quindi qui ci sta anche la storia d'Europa, dell'Europa democratica del dopoguerra. Allora, questo non dimentichiamocelo mai, perché oggi siamo di fronte a dei problemi, di larghissima portata, che non possono trarre degli insegnamenti dal passato nella forma automatica della riproposizione, ma che la ricostruzione di ciò che è accaduto nel passato, delle vite degli individui, della mobilitazione, ci ricordano che la democrazia è stata un'acquisizione molto tormentata, molto difficile, tutta la storia europea, particolarmente nella storia italiana, che spesso è sembrata essere una democrazia senza democratici, e che però quella democrazia non si può mai dare per acquisita una volta per sempre, perché la storia non va avanti secondo un processo lineare, la storia fa dei salti purtroppo, e quindi badiamo bene, ricordiamo che stiamo attenti, perché queste cose che vediamo ci pongono ancora degli interrogativi che possono avere un gioco di specchio e di riflesso con i grandi problemi di fronte ai quali noi siamo. Scusatemi, ho parlato. Io ringrazio Luca, non mancano le suggestioni a partire da questo intervento. Do la parola per l'ultimo intervento a Federico Creatini. Federico, come dicevo prima, ha curato la mostra, è lui che ha riferito queste schede, ha selezionato materiali, ha scritto le voci biografiche a lui. Grazie Stefano. Ringrazio tutti i presenti, Andrea per i bellissimi interventi, ricchi di spunti e utili anche per fornire un quadro problematizzante alla questione. Ringrazio Matteo Grasso e l'Istituto Storico di Pistoia per l'opportunità e questo lavoro che abbiamo iniziato pre-pandemia nel gennaio 2020, che ha dovuto fare i conti con le difficoltà, ovviamente secondarie rispetto a tutto il resto della pandemia, per il recupero dei fascicoli. 1461 i pistoiesi schedati nel casellario
politico centrale, abbiamo dovuto, diciamo, per necessità, gioco forza, operare una scrematura che si è concentrata su alcune, diciamo, categorie che abbiamo ritenuto prioritarie, tra cui la componente femminile, schedata nel casellario politico centrale, coloro che scelsero di partire volontari per combattere nelle brigate internazionali della guerra civile spagnola, e poi i denunciati al Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato. Una volta raccolte queste categorie, abbiamo espanso e siamo arrivati comunque a recuperare più di 600 fascicoli, e quindi una quota significativa che ci ha permesso di operare una prima riflessione. Che tipo di riflessione abbiamo cercato di operare? Interrogare un po' questi fascicoli, cercare al di là della ricostruzione, biografica, sollevare delle questioni. Personalmente mi ero avvicinato a questo tipo di lavoro proprio con Andrea, perché l'Istituto di Lucca aveva curato il dizionario biografico degli antifascisti lucchesi, Andrea Gianluca Fulvetti, e era stato quello, diciamo, il mio battesimo con le carte del casellario politico centrale. Sono delle carte complesse, perché, come si diceva Luca e come ci diceva Andrea, presentano una versione, una lettura degli stessi schedati, che è la lettura che fornisce lo Stato, che forniscono le questure e le prefetture. Anzi, sarebbe ancora forse più interessante andare a vedere quelli che sono i fascicoli raccolti dalle questure locali, perché non tutto quello che veniva raccolto dalle questure finiva a Roma. Noi abbiamo lavorato sui fascicoli del casellario politico centrale, appunto conservati all'archivio centrale dello Stato. Spesso e volentieri le descrizioni, diciamo, queste schedature che venivano avanzate dei sovversivi, poi dopo antifascisti, erano una descrizione denigratoria. Quindi sono delle carte che ci presentano tanto materiale, ma che devono essere anche interpretate, analizzate, interrogate in un certo modo, e deve essere, ovviamente, come richiede anche il Ministero dello Storico, operata una lettura ermeneutica del materiale per cercare anche di sollevare e di estrapolare qualcosa che direttamente non ci viene detto dalla documentazione. Sono carte però importantissime, perché danno anche voce, attraverso, paradossalmente, le carte raccolte dal regime, a tutta quella componente popolare che altrimenti non avrebbe di fatto traccia. Stato Massimo aveva scritto anni fa un bel saggio sull'antifascismo popolare, che recuperava nella sua parte introduttiva un passaggio del libro sul fascismo a Firenze di Marco Palla, e Marco Palla in quel passaggio sottolineava l'importanza di queste fonti, di questo tipo di fonti, per cercare di dar voce a tutta quella componente che altrimenti sarebbe rimasta sommersa, ma che, come ci hanno detto Andrea e Luca, in realtà aveva già un ruolo attivo di grandissima importanza, sia sul piano individuale che sul piano associazionistico. Ed è quello che emerge da questi fascicoli, che, come vedete anche dalla selezione dei documenti, quello che abbiamo scelto di inserire nei pannelli, non ci sono soltanto veline o, diciamo, descrizioni biografiche operate dalla polizia fascista, ma ci sono anche lettere che queste scrivono alle famiglie, ci sono anche ritagli di giornale, caricature che fanno parte anche della stampa clandestina che girava negli ambienti antifascisti, che vengono sistematicamente spesso intercettate. Non tutto era intercettato, ovviamente riusciva ad essere intercettato, e non tutti venivano per essere schedati, quindi non è che tutto l'antifascismo, in questo caso, nel caso specifico della mostra, si concentra nel casellario politico centrale, anzi, però una parte significativa. E ci aiutano comunque queste schede, queste lettere, questo materiale raccolto, a costruire sia dei percorsi geografici che delle vere e proprie reti all'interno del quale gli antifascisti si mossero. È anche difficile categorizzare queste componenti, perché c'è anche un po' di confusione, passatemi il termine banale, nel sistema di schedatura. Inizialmente, lo dice anche Andrea, per esempio, nella sua introduzione al dizionario degli antifascisti lucchesi, la maggior parte, la prevalenza, è riconducibile all'anarchismo, e quindi la maggior parte viene schedata come anarchica. Progressivamente, soprattutto ovviamente dopo la nascita del Partito Comunista d'Italia, la prevalenza fa riferimento come schedatura sia al termine antifascista, in un termine più generico, che comunisti, che sono la maggior parte, anche nel caso Pistoiese, un caso in cui, diciamo, può essere anche analizzata e letta una sovrapposizione
sovrapposizione tra antifascismo e comunismo, che non hanno per forza di cose una sovrapposizione automatica, ma nel caso del Pistoiese trovarono un forte radicamento, come vedete anche un po' da questa selezione, che non ha tenuto conto tanto di un'eterogeneità geografica all'interno della provincia, la predominanza della Val di Nievole, ma casi specifici, anche per dimostrare e testimoniare la diversità dell'impegno antifascista, sono varie peculiarità, e poi abbiamo dato soprattutto spazio alla componente femminile, però nella maggior parte dei casi furono soggetti che si associarono, diciamo, al Partito Comunista d'Italia. Quindi, come abbiamo suddiviso questa mostra, abbiamo cercato anche di analizzare dei casi specifici. Ad esempio, trovate il fascicolo di Michele Della Maggiore. Michele Della Maggiore è stato il primo condannato a morte, fucilato dal Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato in Italia. Fu ucciso il 19 ottobre 1928, fucilato, e addirittura il processo fu tenuto a Lucca, dove fu spostato, diciamo, il Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato, quasi come simbolo, diciamo, di forza, diciamo, di coercitivo, per quella circostanza. Michele Della Maggiore era stato accusato di aver ucciso, appunto, un fascista durante la rappresaglia, che nasceva sullo sfondo di violenze reiterate a livello cittadino, che, diciamo, fin dai primi anni venti avevano fortemente colpito l'intero contesto pistoiese, ricostruito ad esempio anche Stefano Bartolini nei suoi studi. Oppure ci sono anche casi indicativi. Andrea prima ci parlava della difficoltà di rintracciare componente femminile nel caso della Lobby di Cosenza. È vero, sono soltanto 41 le donne pistoiesi schedate. Nella maggior parte dei casi, alla fine di quei fascicoli, compare il timbro cosiddetto radiata, che vuol dire si interrompono le ricerche, non si segue perché non si segue. In realtà ci sono delle figure che hanno avuto un grande impatto. Voi vedete Giulia Falli viene seguita principalmente per un motivo: lei è di Mussulmano, è la compagna di Fulvio Zamponi. Fulvio Zamponi è stato un importante dirigente del Partito Comunista, che nel secondo dopoguerra fu chiamato anche a dirigere Lucchese del Partito Comunista, quindi una federazione che al tempo era molto debole, e aveva, questo denotava anche una grande considerazione in realtà nei suoi confronti come organizzatore, e anche di un uomo che era riuscito a formarsi in una certa rete, e capace di portare delle competenze specifiche sul territorio complesso, dove anche a livello di mezzeria c'era poco niente, se non la Versilia, che era una zona pura lucchese animata da piccola e media proprietà, quindi era anche complesso radicare presso. Zamponi venne chiamato lì dopo la guerra, ma durante il fascismo è una figura che il regime pedina e prova a pedinarla anche attraverso Giulia Falli. In realtà però il fascicolo della Falli è molto interessante, perché al di là di questa, diciamo, subordinazione alla figura di Zamponi, emerge il ruolo di una figura fortemente attiva in prima persona, anche nella scheda biografica che la inquadra, che è già descritta come una animatrice delle leghe rosse di Mussulmano, una che partecipa, interviene durante il dibattito nella rete, non è semplicemente la compagna di Zamponi, ma è una che organizza, si muove, riesce a tenere le fila di attività organizzative nella Francia, dove vanno, una di, appunto, come dicevano Luca e Andrea, delle reti più battute dall'antifascismo, e lì si riorganizza. Poi ci sono anche altri esempi, scusate se faccio questa carrellata esemplificativa, come quella di Assunta Boccaccini, che non partecipa attivamente alla rete antifascista, ma dopo vari depistaggi, anche quella del depistaggio, è un'arma che si usa per sfuggire al controllo della polizia politica, emerge come un tramite tra i volontari pistoiesi partiti per la guerra civile spagnola e i propri familiari, fa quasi da tramite quasi pistolare. E ci sono poi anche altri esempi degni di nota, per esempio abbandonando il contesto per dare anche un'idea dello spazio all'interno quale si muove questa rete coercitiva di controllo, che riuscì veramente ad arrivare alla polizia politica fascista in ogni angolo del pianeta. Abbiamo Teresa Giacomelli, che si rifugiò in Sud America, lì prese parte, anzi si formò, si fu rete antifascista argentina, e a questo punto le relazioni sul suo conto si interrompono nel 39, ma fino a quel momento emerge un quadro di una donna fortemente attiva nella dimensione comunista locale, nella rete comunista locale, e che mantiene un contatto costante con la propria terra di origine, dove fondamentalmente si intrecciano anche contenuti di stampo politico e non soltanto lettere meramente informative sulla condizione. Guardandola da un punto di vista geografico, la questione assume dei contorni molto interessanti, soprattutto per la distribuzione degli schedati.
parlati. Ovviamente sapete che tutto un po' cambia con il 28, quando si definiscono i confini amministrativi, e la Val di Nevole arriva nella provincia di Pistoia, però è proprio la Val di Nevole che nella quale si concentra il maggior numero di schedati. Sono ad esempio 172 a Pescia, 75 a Monsummano, 71 a Lanciano, sono le tre prime per quantità realtà di schedati. E la nostra domanda in questa ottica è cercare di capire se queste schedature sono nate prevalentemente da motivazioni di carattere politico o se, come diceva Andrea, analizzando con la lente di antifascismi queste realtà, quanto e come emerga ad esempio l'impatto nel sovversivismo, nella conflittualità e nella protesta contro le politiche del regime della questione occupazionale ed economica. Ad esempio, parlavo prima con Stefano, potrebbe essere interessante valutare la provenienza. Andrebbero, queste sono questioni che la ricerca si occuperà di analizzare e scavare più a fondo, portandola avanti, della componente che si occupava, ad esempio, della coltivazione della barbabietola da zucchero nel Pesciatino, che è una componente magari secondaria, però che in quegli anni vive una forte crisi a livello produttivo, e sarebbe anche interessante valutare se c'è una correlazione tra quelle difficoltà produttive e un certo tipo di rivendicazionismo. È interessante notare quanto questo tipo di antifascismo fosse spontaneo e quanto incanalato e coordinato da delle reti specifiche, perché specifico anche far presente come soprattutto dopo l'omicidio Matteotti e dopo lo paro delle leggi fascistissime e la messa fuori legge di ogni altro tipo di partito, anche quelle componenti che magari avevano maturato un percorso di carattere politico, tra virgolette, antisocialista, potessero diventare anche terreno di proselitismo per la stessa rete antifascista, soprattutto dal punto di vista del Partito Comunista d'Italia. Questo in Toscana avviene anche nel Fiorentino, per esempio. E sono degli aspetti che meritano certamente di essere indagati. Un'altra delle categorie, tra virgolette, politiche assenti, ma qui servirebbe un percorso molto complesso, è quella dei cattolici. Ci sono ogni tanto dei parroci che vengono schedati nel casellario politico centrale, ma è una componente tendenzialmente assente fra gli schedati. Qui sarebbe interessante capire e valutare meglio nel contesto locale anche l'evoluzione di questo aspetto, considerando anche il buon risultato che i popolari avevano ottenuto nei 19 alle elezioni di Pistoia, ma comunque la vicenda presenta dei contorni più complessi che qui non abbiamo né tempo né modo di approfondire dettagliatamente. C'è un picco massimo di schedature che si tocca nel 1937 all'interno, proprio per fornire dei dati spiccioli. La prevalenza degli schedati pistoiesi, come vedete nel pannello antifascismo popolare, il primo è riferibile e riconducibile, perlomeno schedata come componente comunista. Ecco, noi cosa ci preoccupiamo? Ci preoccuperemo di fare adesso? Ci preoccuperemo di dopo questa mossa, che è il primo passo di un progetto, recuperare definitivamente l'intero materiale a disposizione e iniziare a porci degli interrogativi di vario tipo per cercare di interrogare questa documentazione, che per forza di cose dovrà essere integrata anche con altra. Ad esempio, questo è stato un suggerimento che Andrea aveva dato prima di iniziare questa ricerca, che di fatto si è rivelato molto interessante: le carte della polizia politica, la disposizione dei processi di coloro che furono, di coloro che finirono sotto appunto il tribunale speciale per la difesa dello Stato, lascia emergere informazioni aggiuntive che possono aiutare a completare e a problematizzare ulteriormente un quadro di pezze decisamente complesso. Quindi, ora non so, sono le 4, non so Stefano. Va bene, quindi questa sarà, diciamo, la prospettiva su cui si incentrerà il lavoro. Io in realtà volevo solo presentarvi questo rapido quadro che si innesta e si inserisce su quanto Andrea e Luca hanno detto, e soprattutto volevo giustificare un po' e motivare il perché di queste scelte. Troviamo ad esempio due antifascisti pistoiesi che parteciparono attivamente nella rete, nella guerra civile spagnola,
ma è interessante anche il modo in cui questo avviene, perché come diceva Luca, non c'è soltanto nelle varie componenti migratorie, che spesso erano anche componenti migratorie occupazionali. Interessante, è stato uscito un saggio di Enrico Bestazzi nel 2003 su Quaderni di fare storia, che aveva proposto una prima analisi della questione del casellato politico centrale dei pistoiesi. Lui fa un'analisi e sottolinea anche quanto sarebbe necessario analizzare in correlazione alla migrazione occupazionale il calo di popolazione che la provincia di Pistoia vive tra il 31 e il 35. Ora, non so che tipo di incidenza possa avere in questo caso la migrazione politica occupazionale, però è interessante notare come in realtà nella rete della migrazione occupazionale e politica molti degli antifascisti pistoiesi, come diceva lui, si formarono nella rete estera. Vedete per esempio il caso di Aladino Quiriconi. Aladino Quiriconi ad esempio un personaggio che riesce poi, una volta arrivato in Francia, ad ottenere un ruolo crescente nella rete antifascista del partito, interviene anche all'interno di contesti non banali, e si parla comunque di persone che provengono da componenti occupazionali, guardate, sono molto interessanti, perché sono tutti lavori che vanno dall'operaio allo stampellino, la principale componente è quella bracciantile. In realtà la predominanza degli antifascisti è riconducibile al mondo agrario, ma questo non è scario, ma questo non è, da un certo punto di vista, nonostante la presenza, soprattutto in montagna, di attività di carattere industriale significative, pensate alla società metallurgica italiana, è interessante notarlo, perché sarà proprio anche poi la componente mezzadrile, soprattutto agricola, che nel secondo dopoguerra implementerà e animerà il locale, le spinte quali più importanti, specialmente la componente mezzadrile. Però da quel tipo di provenienza si partecipa a un percorso formativo che di fatto poi aiuterà e sarà riportato anche nell'esperienza dell'antifascismo resistenziale. Una foto indicativa, come diceva Andrea, non è una correlazione assolutamente diretta, anzi in molti casi non c'è quel tipo di correlazione, però ho messo il fascicolo di Silvano Fedi inserito nel secondo pannello, che comunque era stato scritto dal casellato politico centrale, che poi tutti noi conosciamo, insomma, l'importanza della figura nella resistenza pistoiese. Quindi questo progetto si propone ancora comunque intraperto, è aperto un campo di studi in cui ci si deve muovere ovviamente le mura di piedi, la storiografia ha già fornito una notevole mole di contributi sul casellato politico centrale, nel caso specifico pistoiese, possiamo dunque muoverci in questa direzione, in queste molteplici direzioni che ho cercato rapidamente di indicare, magari avanzando anche, visto la presenza di altri studi anche nel caso regionale, non ultimo appunto, come dicevo Luca, una linea comparativa interessante per capire e andare ancora più a fondo a questo fenomeno che mi sembra di estremo interesse, perché soprattutto sia in grado di toccare, come diceva Luca, una pagina importante sia della componente della popolare, dell'antifascismo popolare, ma soprattutto del movimento operaio. Io vi ringrazio e spero che la mostra sia stata di vostro gradimento. Bene, no, io ringrazio tutti e tre i nostri relatori, dobbiamo liberare la sala, quindi la sala non ci sia tempo di fare il dibattito, al massimo solamente se qualcuno ha una domanda rapidissima, altrimenti vi ringrazio per aver partecipato e vi do appuntamento a stasera con la cena Bugiani, oppure domani sera con lo spettacolo Bella Ciao alla Fortezza Santa Barbara per Pistoia.